Ciao a tutti per la gente di YouTube e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo gioco il cui titolo è A Game's Tale. Ringrazio gli sviluppatori per avermi dato una copia del gioco gratuita. E questo gioco uscirà la prossima settimana, se non erro. Si tratta di un gioco basato sul combattimento a turni. Non l'ho ancora provato, quindi vedremo un po' di che cosa si tratta. Purtroppo la grafica è quella che è, perché, come ben sapete, il mio computer è di quasi 10 anni fa, quindi ma ce la laveremo, ce la laveremo. Ok, andiamo. Well, the game looks inviting, so let's find out. Sì, il titolo del gioco, la traduzione del titolo del gioco è il racconto di un gioco, quindi magari gli sviluppatori vogliono raccontare un po' come si è sviluppato il loro gioco, oppure un gioco in genere, non lo so, vedremo, vedremo. Questo è il nostro. Ecco, ci sono dei problemini, perché il gioco ancora è in fase di sviluppo, quindi devono sistemare molte cose, ecco. Graficamente, che per quanto riguarda le meccaniche di gioco, probabilmente vedremo un po'. Tu chi sei? Ah, finally, you are here. You are the one wondering his whole life why we play at all, don't you? Ecco che siamo accorti da Ygra, che ci dice: finalmente sei qua. Quindi ci aspettava. Tu sei you are the one, quindi tu sei quello prescelto, non ho capito bene. Sì, purtroppo il gioco è solo in inglese per ora. Non so se in futuro ci sarà l'italiano. Tu sei quello che si è domandato per tutta una vita perché noi giochiamo, ecco, perché ci piacciono tanto i videogiochi. E se effettivamente ogni tanto me lo chiedo, non so voi. Facciamola contenta. Sì, sono lui, sono lui, sono lui. Yeah, sure, that's who I am. Proprio quello. Nice. That's what I wanted to hear. Allora, non ho capito una cosa, se i nostri due personaggi si riferiscono ai giochi in generale, cioè perché giochiamo, oppure a questo gioco, o non lo so, oppure a un gioco all'interno di questo gioco, insomma, non si capisce niente, non si capisce niente. Comunque. Avanziamo, avanziamo, ma che ce frega? E per me è stato un dialogo abbastanza criptico fra i due. Greetings. What are you here for? Hi, I heard before I can find out why we play games, I need to know what games are. Oh, come on, you sound like Igra. Questa simpatica donna, simpatica è un parolone, ecco. Ha spiegato un po' i movimenti della visuale e ci ha introdotti finalmente in questo famoso gioco. Mi sa che quindi si riferiscono ad un gioco all'interno di questo videogioco. Non so se si è capito bene, che a quanto pare si chiama Kazan questo gioco, e impareremo più o meno le regole. Right now, you are being attacked by wolves. You can move your figures by clicking on the grid where you would like to Are you go. ready? Me too. That's also how you attack. Just click on the wolves if they are in range of your figure. If you have any other questions, figure them out yourself. Ok. Good luck. Good luck, buona fortuna. Grazie. Ecco, cominciamo la battaglia. Vedete che c'è la griglia fatta di esagoni, come in quasi tutti i giochi a turni. Siamo stati attaccati da due lupi. Ecco, questo dovrebbe essere io, penso, e lei è la gentile signora che abbiamo incontrato. Quindi attacchiamo. Eccoci. Perché mi aumenta la musica? Ci sono tanti problemini che spero saranno sistemati.
Ok, ora noi attacchiamo l'altro lupo. Anzi, ci ritiriamo così magari lui non ci raggiunge, non ci può attaccare. Vediamo. Attenzione. Are you ready? Bella Me too. tattica. Lei probabilmente usa l'arco, sì, penso di sì. Quindi attaccherà dalla distanza, vediamo. Ok. Vabbè, molto semplice finora, niente di che. Eccoci qua, quindi abbiamo imparato le basi. Vabbè, andiamo. Come stai, mio amico? Ma chi ti conosce? Beh, ci sono questi dialoghi un po' criptici, misteriosi. Ok, quindi il gioco si chiama Kazan all'interno di questo videogioco. In questa mappa c'è un intero branco di lupi. Ah, eccoli qua. A mappa quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro 2. Ah, ok, quindi siccome siamo in minoranza numerica, abbiamo dalla nostra delle abilità. E non tutte le abilità sono le stesse, quindi dobbiamo controllarle a una, ovviamente. Ok, questa cosa fa? Muoviti o attacca, quindi sì, abbiamo due possibilità, o ci muoviamo o attacchiamo. Questo è l'attacco base, diciamo, o il movimento base. Ok, quindi qui abbiamo questa abilità Frost Spike, forse significa proiettile di ghiaccio, che causa 5 di danno a tutte le unità. A tutte le unità che si trovano ad un esagono di distanza dall'obiettivo. Quindi paradossalmente, tipo, possiamo fare così: attacchiamo qua che non c'è nessuno, però facciamo danni a questi due lupi, vedete? Perché sono negli esagoni adiacenti all'esagono obiettivo dell'attacco. Quindi questa è un'abilità molto utile nel caso in cui gli nemici si trovano tutti vicini, attaccati l'uno all'altro. Ma io direi di usarla, tipo la userei contro questi due qua davanti. Vediamo un po'. Ecco, così vedete ne colpiamo tre, questo, questo e questo. Vediamo. Spero che non sto dicendo cavolate. Mappa, tutti e tre morti. Un attacco potentissimo. Ok, quindi abbiamo fatto l'abilità che si sta ricaricando. Fra 3 turni l'avremo di nuovo disponibile. È sempre il turno del nostro eroe, perché questa è un'abilità del nostro eroe, vedete? E ancora abbiamo la possibilità di muoverci. Io direi di muoverci qua. Aspettiamo i lupi che avanzano. Ora c'è il nostro amicone, di cui non ricordo il nome. Lui ha un'abilità che è un po' simile alla nostra, però lui causa 50 di danno a tutte le unità che si trovano in un esagono adiacente all'esagono che colpiremo. Comunque mi sembra strano che questo faceva 5 di danno. Cioè questo ne fa 50 e quello 5. Vabbè, prima facciamo lui ha la possibilità di attaccare a distanza. Vedete, ha un cannoncino sulla schiena. Attacchiamo lui. Ok. Poi facciamo l'abilità. Ecco qui la bomba. Allora, il sistema dei danni ancora non l'ho capito. Allora, ci sono dei problemini, perché prima mi diceva
causa 50 di danno e ora solamente 8. Beh, sono sicuramente dei problemi che sistemeranno nella versione finale. Questa è solamente una versione ancora non definitiva. Spero che sistemeranno queste cose, perché prima ci dice 50 danno, ora 8, non si capisce niente. Ecco, spero che sistemeranno, perché sennò buonanotte. Ok, ora c'è lui, fa un bel attacco a distanza. Beh, molto facile, dai. Eccoti di nuovo. Vabbè, qui scambiano battute abbastanza incomprensibili. Noi avanziamo, ce ne freghiamo altamente. Cos'è questo? Sembra un altare con una scultura, un libro. No, qui non si attiva niente. Dove vado? Bello anche questo effetto. Ci sono tanti problemini. Allora, il gioco uscirà, ripeto, poco prima del 10 giugno, l'8 o il 7 di giugno. Spero che uscirà un po' più sistemato. Perché così, ecco, ci siamo capiti, no? E qui c'è di nuovo Igra. Ecco di qua, abbiamo fatto i primi passi in Kazan. Ok, è un bel gioco, vabbè. Ok, quindi da quello che sto capendo è un gioco strategico basato sulle carte. Qua ci sono dei personaggi tra cui scegliere. Però siamo limitati nella scelta perché dobbiamo scegliere un personaggio che sia di una classe ben precisa. Per esempio, io sto vedendo qua che ci sono delle cornici diverse. Qui dobbiamo prendere due personaggi che siano di questa classe, vedete questa cornice verde, e un altro di questa classe. E noi andiamo a vedere le varie classi, vedete? Ecco, questa è la classe di questi due riquadri, vedete? Abbiamo solo due eroi, quindi scegliamo quelli. C'è Grunt e Frost Giant, che abbiamo conosciuto prima. Scegliamo lui. E poi lì c'è... Questa è l'altra classe, abbiamo solamente questa combattente, Robin. Ci sono le varie statistiche. Salute, movimento, distanza di attacco, punti azione, danno, attacco, difesa, iniziativa, rette retaliate, non so cosa sia, e la possibilità di critico o probabilità per la precisione. Ok, che facciamo? Ah, ok, dobbiamo sconfiggere questi tre mostriciattoli, quindi dobbiamo posizionare i nostri eroi sul campo di battaglia, giusto? Sì, giusto. E iniziamo la battaglia. Ok, il più veloce di tutti è lui, il gigante di ghiaccio, ecco. E... attacchiamo lui. Grande. E poi facciamo una bella Frost Spike che dovrebbe causare 50 di danno, ma ci credo poco. Infatti ha fatto 9. Forse perché la salute di questi mostri è 9, quindi il massimo di danni che può fare è 9. Vabbè, sono combattimenti molto semplici, eh.
those pests. You're almost done. Ah, questa è la madre di quei mostriciattoli, piacere. Così simpatica. Quindi dobbiamo eliminare il problema alla base. Ok. Ecco, lanciamo una bella bomba. Facciamo una bella bomba, ma non arriva fin là sotto. Vediamo. No, non ci arriva. Non ci arriva. Allora, facciamo così. Ci muoviamo qua. Con tanta leggiadria. Eh no. L'abilità deve essere usata prima del movimento, va bene. Allora facciamo un bel attacco da lontano con il gigante ghiaccio e poi facciamo pure possiamo fare due attacchi. Benissimo. E poi attacchiamo con lei, di cui non ricordo il nome. Ok, ci siamo, eh. Allora, il gioco finora è quasi banale. Spero che un po' andrà meglio nei minuti restanti. Dobbiamo premere C per aprire il nostro mazzo. E che c'è una nuova unità. Ah, ok, quindi sconfiggendo quel nemico bruttissimo. In pratica si è aggiunto alla nostra squadra. You are doomed. Eccolo qua. Eccolo qua. Va bene, molto piacere, molto piacere. Benvenuto. Venuta. Benvenuta perché è una signorina. Ok, ci ha detto di salire le scale. Andiamo a salire le scale. Ecco qua, guardate come saliamo agilmente. Chi sei tu? Ok. E ci dice che questo gioco offre molto di più di quello che abbiamo visto, speriamo. Che finora mi è sembrato banale. C'è qualcosa di molto più profondo in questo gioco, cioè non è solo quello che abbiamo visto. E io gli rispondo, va bene, allora illuminami, cosa c'è, cos'altro c'è, cos'altro c'è. Beh, qui fa tutto un monologo filosofico sui giochi, sulla vittoria nei giochi, sulla sconfitta, eccetera, eccetera. Ma giocare non significa vincere, perdere, c'è proprio un'essenza profonda dentro i giochi che dobbiamo scoprire. Quindi i giochi sono molto più complessi delle semplici cose che abbiamo visto finora. Benvenuto nella mia umile foresta. Ah, devo scegliere i personaggi, vabbè. Allora, c'è questa classe qua, che non so cos'è, dov'è. Vediamo un po'. Il capo dei lupi di ghiaccio, ok. You are doomed. Poi questa è una scelta obbligata. Forza Robin. Shields up. Questo pure è una scelta obbligata. March forward. Death is a turn. You are doomed. Ok, qui abbiamo due scelte, o Grunt o forse già. Ma sì, facciamo tutto ghiaccio, dai. Tutto ghiaccio, tutto ghiaccio. Fai compagnia al lupo, dai. Cliccando col tasto destro su un personaggio possiamo vedere le statistiche. Cosa che puntualmente... Ah, forse è qua sopra. No. Cosa che puntualmente non accade. No, non si apre nulla. Vabbè, facciamo finta che, dai, attacchiamolo.
finita schifio. È finita schifio. No, non mi volevo muovere. Io. Are you ready? Stavo cercando di capire cosa sono questi pallini rossi e nettato blu che compaiono a destra. Ora c'è un pallino rosso. Che significa? Sarà la possibilità di attaccare. Ma che ne so. Peraltro qui non abbiamo abilità, niente. Vabbè. Finita male, ragazzi. No! Forse è finita male. Sconfitta, va bene. Devo essere più tattico. Più tattico, aspettate. Shields up! March forward! Ecco, lui mi ha convinto. Dov'è qua? You are doomed. Lei è un po' deboluccia. Dobbiamo scegliere qualcuno che ha tanta salute. Vai tu. Ok, lei, allora lui va qua. Lui va qua. Ok, il primo ad agire è lui. E chi attacchiamo? Attacchiamo lui, dai. Click on a figure of Kazan with the right mouse button to view their full. Dai. Ragazzi, ma è impossibile, ma come cavolo lo fai? Ma veramente? Ah, c'è qualcosa. Ow! Are you ready? Me too. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Questo tutorial mi sa che non è molto. Aspetta che forse l'ho capito. Capito. Allora, ragazzi, devo mettere bene all'inizio della battaglia. Vabbè, qui. Allora, devo posizionare bene all'inizio della battaglia i vari personaggi. Cioè, chi può attaccare da lontano deve essere posizionato meglio. Vediamo. Ragazzi, è impossibile. Come fai? Ragazzi, si vedono le statistiche. Are you ready? Ha bisogno di trovare
La giusta. Lui è attaccato ora, aspettate. Ok, andiamo ad attaccare. Chi non ha attaccato ancora? Ecco, chi c'è ora per esempio? Lui? Attacchiamo lui. Ecco. Vabbè. Attacchiamo lui. È andata leggermente meglio, vediamo se ce la faccio, non penso. Forse ce la faccio, eh. La bomba lì sotto non ci arriva. Mannaggia, ecco, c'è anche la videocamera che non può. Ecco. Dato la bomba. Perfetto. E ora attacchiamo. Yes. Ecco. Più o meno ce la siamo cavata. Più o meno ce la siamo cavata con un po' di strategia alla fine, scusate, ma oggi veramente sono stanchissimo. È l'una e mezza di notte, quindi un pochettino devo concentrare. Ok, ha detto che ha un premio per noi e dobbiamo salire le scale. Non ho capito se il premio è questa nuova unità che abbiamo nel nostro mazzo, ossia il boss di quel gruppetto di nemici che abbiamo appena sconfitto, oppure c'è qualche altra sorpresa sopra. Vediamo un po'. Ecco, senza scivolare di sotto, grazie. Bellissima questa visuale. Ma non posso cambiare? No, va bene. Che devo fare? Devo salire ancora, va bene. Salgo, salgo senza paura. Dov'è la sorpresa? Mi stavo aspettando. Cosa posso fare per te? Spero che posso fare qualcosa per te. Ah, quindi lei sarebbe la sorpresa. Hai una domanda? Abbiamo tre possibilità, attenzione, qui la cosa si fa molto interessante. O le diciamo no, non siamo interessati al gioco. Oppure, quindi tu sei il boss finale, tipo, e domandiamo co cos'è un gioco? Ma non ho capito io sto cos'è un gioco comunque. Oppure diciamo, io penso che ho capito cos'è il gioco. Sì, abbiamo capito cos'è il gioco, ragazzi, abbiamo capito tutto. Quindi cosa è? Allora, un gioco è tutto ciò che fa divertire. Possiamo rispondere a questo. I giochi sono fatti. Sì, ma qui non leggo a destra che c'è scritto. Vabbè, i giochi sono fatti per divertire, dai. Vedere che per questo gameplay è tutto. Questa puntata è un po' servita a farvi conoscere l'esistenza di questo gioco, anzi ancora non esiste perché deve uscire su Steam tra pochi giorni. Comunque, se siete amanti di giochi strategici a turni, io un'occhiata gliela darei, ma e qui c'è un grosso ma, così come è ora io non ve lo consiglio, quindi date retta a me, io lo proverò così fra un mesetto, vediamo com'è. Oppure, se proprio volete, lo potete acquistare su Steam. Mi è venuto un dubbio. Probabilmente il gioco non sarà gratis, sarà un gioco a pagamento, penso, perché addirittura ancora non c'è proprio nel catalogo di Steam. Cioè io lo sto provando perché mi hanno dato un codice in anticipo. Credo proprio che non sia gratuito il gioco, quindi però
sarà a pagamento ed è e costa un paio d'euro, un pensierino glielo potete fare, ecco. Di più non penso. Attenzione, mi sto sempre riferendo alle condizioni attuali del gioco. Poi magari nella versione definitiva o dopo altri 2 o 3 aggiornamenti magari diventerà un gioco molto più interessante. Comunque vedremo, io fra un mese più o meno lo riproverò e quindi vediamo se ci saranno stati dei progressi sostanziali. Ci sono tanti problemi tecnici, un po' il gameplay, non so se poi ci sarà un gameplay più ampio, perché finora abbiamo visto pochissimo, però sono davvero curioso di sapere come sarà fra un mese e mezzo. Vedremo, vedremo ragazzi. Io direi che è davvero tutto. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo alla prossima e come sempre in mille altre mirabolanti avventure. Ciao!